Ciao, oggi vi mostro il costume di carnevale da primavera. Ho scelto come base per realizzare questo costume una camicia da riciclare, era verde di suo, per cui andava benissimo per questo progetto. Sopra abbiamo applicato dei fiori maxi fatti con la carta velina, con una tecnica molto semplice che consiste nella piegatura a ventaglio della carta velina e poi dopo, una volta che si è fatta questa piegatura, bisogna in qualche modo chiuderlo con uno stelo di ciniglia e poi dopo il fiore si crea in un attimo. Poi vi mostrerò anche come si fa. E ho applicato tre fiori maxi sul davanti della mia camicia in modo da coprire tutte le varie parti. Poi invece ne ho messo anche uno sul retro e vi ho aggiunto anche delle foglie realizzate con la carta crespa. Per questo progetto si può usare sia la carta velina che la carta crespa perché in qualche modo sono carte leggere e facili da piegare, ecco. Le cuciture sono state veramente basiche, pochissime, proprio perché volevo in qualche modo conservare la camicia perché era comunque un ricordo, non voglio buttarla. E quindi una volta che il carnevale sarà finito vado a scucire un attimo tutto quanto e staccherò via i miei fiori che potrò utilizzarli per qualche altro progetto. Per creare il fiore userò più strati di carta velina, nel mio caso ne prendo due e poi prendo un pezzo centrale di carta crespa per poter fare poi le frange. E per prima cosa vado a piegare la mia carta velina. Farò una piegatura a ventaglio, quindi veramente semplice. Questa la tengo da parte e intanto vado a fare una piegatura anche nella parte centrale, diciamo, del mio fiore, quindi sulla carta viola, sempre come vedete con la piegatura a ventaglio. Una volta che sono arrivata alla fine vado a fare una sfrangiatura. Sia da un lato che dall'altro. Mi riprendo la mia carta velina, metto nel centro della carta velina il mio pezzo, in questo caso viola, ma può essere anche un pezzo di carta giallo, in modo da fare il centro giallo. Vado a richiudere a ventaglio, piego metà. E adesso vado a tagliare qui in fondo, faccio una curva in modo da creare i petali. Riapro, metto il mio stelo di ciniglia e lo blocco nella parte sotto, avvolgo qualche giro in questo modo. Adesso vado ad aprire un attimo il mio fiore portando in alto la parte centrale e quindi quella tutta sfrangiata. Ecco qua, il mio fiore è finito. Ecco, questo è tutto, spero che sia un'idea, ecco, che possa esservi utile magari all'ultimo momento se non sapete a cosa travestirvi per carnevale. E, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Ciao!